Bentornato nel mio canale, buona giornata. Come ti senti oggi? Qualunque sia la risposta, tieni sempre un sorriso sul viso. Oggi è venerdì 28 maggio 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Leone. Segno fortunato. Amore a tutto gas. Surriscaldati dal trigono di fuoco inviato dalla Luna nella vostra direzione, nonché dai sestili di Mercurio, Venere e Sole, al lavoro ci andate solo per senso del dovere, e per bisogno di pecunia, tutte le vostre energie sono proiettate sull'amore, tra slanci passionali e battibecchi che vi riconfermano il vostro coinvolgimento. Per la persona che vi ha stregati siete pronti a cambiare vita e abitudini, nuova linfa anche per le coppie un po' appannate e per le amicizie indecise se trasformarsi in amore o no, ma a una condizione, scordarsi l'orgoglio che con il vero amore c'entra come i cavoli a merenda. Voglia di una notte spensierata, di cinema, di emozioni forti, lasciate decidere al cuore senza farvi condizionare o limitare dal buon senso. E una speranza, un clima di fiducia che non vi abbandona, potete sperare ancora. Alcuni problemi in amore si risolveranno come auspicato e ci sarà una nuova fiducia infusa dagli eventi e dalle circostanze. Una schiarita in un rapporto, nella coppia, le ombre si allontanano e si riprende il cammino giusto. Un figlio che dà problemi, che comporta sacrifici, che non si riesce a comprendere. I single avranno una nuova speranza ma ci saranno piccoli ostacoli, anche di natura familiare. In gran segreto c'è qualcuno vicino a voi che nutre per voi sentimenti speciali. Non sarebbe difficile accorgersene solo se non foste così impegnate a illudervi altrove. Sul piatto della bilancia pesano i problemi irrisolti che vi siete trascinati contando di risolverli in momenti successivi. Ora appaiono in tutta la loro reale dimensione e alcuni di questi potrebbero schiacciarvi. Cercate di risolverne almeno qualcuno, di quelli più urgenti. Inutile essere gelosi, la situazione che si è venuta a creare non cambierà per questo. Mettetevi l'animo in pace e guardate avanti. Prendi le distanze da una persona che non sa darti il giusto equilibrio. Adesso hai solo bisogno di serenità. Dai tue notizie a coloro che ultimamente hai perso di vista. A partire dal primo pomeriggio potreste avere l'occasione giusta per conoscere persone interessanti che vi saranno molto utili in futuro sia professionalmente, sia per il lavoro e, perché no, per avviare qualche nuova attività. Qualche nuvola passeggera e qualche ombra in amore, tuttavia in serata saranno ristabilite serenità e legami sinceri funzioneranno di nuovo al meglio. Oggi siate coraggiosi nell'affrontare una situazione che potrebbe richiedere davvero tutta la vostra forza ed energia per essere risolta. Siate coerenti e fermi nelle vostre posizioni e cercate di volgere la situazione a vostro favore. Porterai avanti un progetto ambizioso. Non lasciarti distrarre da persone superficiali. Finalmente inizia ad andare tutto per verso giusto. Piano piano state riprendendo coscienza delle vostre possibilità e siete in condizioni di mettere in pratica alcuni insegnamenti che avete acquisito nei giorni passati. Un giorno importante per risolvere un problema economico, naturalmente nei limiti delle vostre aspettative e possibilità. Sarà possibile anche la riconquista di un partner perso di vista. La miglior cosa che potete fare oggi è essere attivi, fisicamente, mentalmente, sentimentalmente. Saturno e Urano in angolo dissonante vi provocano oggi qualche inciampo in campo familiare e nei rapporti interpersonali in genere, specie se appartenete alla leonina seconda decade. Potreste non avere un controllo sulla possibilità di esprimervi con chiarezza ed essere capiti. Nel campo dello sport sarà opportuno non eccedere nelle discipline sportive troppo stancanti. Gli astri vi suggeriscono le pratiche orientali ideali per i vostri gusti un po' estrosi, come lo yoga, il tai chi chuan, l'aikido. La luna sarà favorevole, gli innamorati ora potranno vivere belle emozioni, le storie che nasceranno nelle prossime ore decolleranno a luglio quando Venere sarà nel segno. Insomma, ottime prospettive, basta avere solo un po' di pazienza. Per quanto riguarda il lavoro, ottima giornata per fare nuovi piani. La luna è favorevole per il segno del leone che potrà vivere a pieno l'amore. Bene per chi è già in coppia mentre le nuove storie potranno decollare a partire da luglio con Venere nel segno.
Sul lavoro questa giornata è ottimale per fare nuovi piani. Per capire chi avete davvero di fronte, dovrete lottare un po' e scegliere le parole adatte, per non indispettire nessuno. Insomma, il vostro lavoro odierno sarà proprio questo. È importante riuscire a relazionarsi, ma questo non può sempre avvenire velocemente. Quando due persone sono completamente differenti, c'è bisogno di grande cautela nell'avvicinarsi. Luna di fuoco in trigono al vostro segno e la coppia Mercurio-Venere in sestile, vero che fra loro si contendono la palma della vittoria, ma a voi poco importa, perché il successo e la vittoria sono la vostra prerogativa e ve li tenete chiusi nella mano. Buone le amicizie, giù invece l'amore, con Saturno contro in coppia si fa quel che si può. Amore ed Eros, passione e fuoco il filo conduttore, tanta energia ed entusiasmo in amore, sia che la storia sia appena decollata sia che stiate festeggiando le nozze d'argento. Entusiasmi divisi anche coi figli, cresciuti secondo solidi principi, quindi vivacissimi e chiassosi ma leali. Trovate il modo per ravvivare il rapporto. State attenti alle esigenze di chi vi è vicino e dimostrate impegno nel soddisfarle. Il partner vi sarà molto grato per ogni piccolo gesto nei suoi confronti. Siete in una relazione affettiva nata da poco che vi sta prendendo pian piano, sempre di più. Il team Mercurio, Sole, Venere vi invita a non aumentare i vostri slanci e a lasciare spazi di azione e libertà all'altro. Ne guadagnerete in fiducia e complicità per il futuro. I nati dal 29 luglio al 5 di agosto facciano attenzione ai passi falsi nelle nuove relazioni sentimentali. Lavoro e denaro, creatività e allenamento fisico per chi svolge professioni a carattere sportivo o artistico, il contatto col pubblico reclama slancio e allegria, esattamente i sentimenti che oggi vi animano. Viaggi proficui per chi tratta affari. Avete bisogno di maggiore concentrazione intorno a voi, in quanto non sarà facile prendersi cura di tutti gli aspetti del vostro lavoro, che potrebbero determinare il vostro successo o insuccesso. Saturno ospitato nel punto esattamente opposto al vostro, l'Acquario, può questo nuovo giorno contribuire a non farvi essere precisi, puntuali o, a non consentirvi di rispettare le committenze nei tempi prestabiliti. Con razionalità ed equilibrio, voluti da un sole in angolo positivo dal segno razionale dei Gemelli, riuscirete poi a riprendere i fili arrivando a concludere ogni questione lasciata in sospeso. Benessere, quando si è felici la mente tiene tutto sotto controllo, state benissimo perciò vivete con pienezza ogni sensazione e ogni attimo della giornata. Mantenetevi sani pedalando o facendo una passeggiata di buon passo. Sei soggetto a stati depressivi e a continui disturbi renali. Il vostro stato di salute è connesso indissolubilmente alla vostra vita sentimentale. Se siete infelici, non starete bene nemmeno di corpo. Per lei, messaggi e informazioni online ampliano i vostri orizzonti, innescando nuovi interessi e passioni. Per lui, rientrati di recente da un viaggio di lavoro, smanettate sul tablet in cerca di weekend avventurosi. Nessun limite alle opzioni, basta partire. Colore delle emozioni, rosso fuoco. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 10, finanze, 10, benessere, 10. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.